In meditazione la coerenza cerebrale sale a livelli dell'85, 90, 95, fino a raggiungere il 100% di coerenza. La meditazione diventava quindi lo strumento privilegiato, il più importante, per guarire la conflittualità interiore e per darci la percezione dell'unità dell'essere di chi veramente noi siamo. In questi quadri possiamo vedere l'attività cerebrale di alcuni soggetti in meditazione profonda. Gli emisferi sono altamente sincronizzati, la coerenza è superiore al 90% e si generano a volte bande d'onda armoniche. Dalle ricerche emerge quindi che quando manca la coscienza globale di sé, le varie aree cognitive del cervello funzionano in modo frammentato e autonomo. Da questa modalità si sviluppano modelli di pensiero frammentati, o troppo materialisti, o troppo razionali, o troppo intuitivi, o troppo spirituali. Quando la coscienza di sé si risveglia, le varie parti del cervello iniziano a funzionare in modo più sinergico ed unitario. Questa è la base neurocognitiva dell'olismo, una consapevolezza globale capace di sincronizzare in modo organico e coerente le varie comprensioni scientifiche, artistiche, materiali e spirituali. La seconda grande scoperta è stata quando abbiamo cominciato a studiare la coerenza tra due persone. Due persone che sono in conflitto hanno una bassa coerenza, due persone che si amano, entrano in empatia, hanno un'alta coerenza. Ma quando le persone cominciavano a meditare insieme, la coerenza diventava elevatissima. Quindi la coerenza non solo agisce dentro di noi, nel nostro cervello, creando unità, ma può creare unità anche tra le persone con cui noi viviamo. In questa immagine vediamo l'attività cerebrale di una coppia di giovani innamorati. La cosa sorprendente è la loro coerenza. È interessante notare come entrambi abbiano un'apertura sulle onde alfa, le onde del cuore. Anche gli studi che abbiamo condotto su alcune mamme con le figlie di alcuni mesi hanno rivelato una comunicazione elettromagnetica sorprendente. I loro tracciati sono straordinariamente simili. Una sorta di simbiosi elettromagnetica. Dato che i gruppi di crescita rappresentavano uno degli elementi principali della cultura dei creativi culturali in ogni parte del mondo, dall'arte alla medicina, dalla meditazione alle esperienze più varie, cominciamo a studiare questa coerenza utilizzando un elettroencefalografo a 12 canali e scoprimmo come le persone, quando cominciano a sintonizzarsi, ad aprire insieme il cuore, cominciano ad alzare la coerenza collettiva, fino ad arrivare in meditazione a livelli altissimi di coerenza, come se il cervello di 12 persone fosse un unico cervello. La dimostrazione scientifica dell'idea che anche nel passato era emersa, che le persone potessero creare un campo di coscienza collettiva, un campo di energia e di informazione completamente unificato. I creativi culturali in tutto il mondo hanno adottato i gruppi di crescita per sperimentare nuove dimensioni di salute, di condivisione, di espressione emozionale, di meditazione e consapevolezza. I gruppi oggi sono il più importante strumento di evoluzione collettiva verso una coscienza planetaria. 10 anni fa abbiamo preso le migliori tecniche di medicina, di energetica, di lavoro sulle emozioni, di lavoro sulle tecniche psicologiche e sulle tecniche di meditazione di tutte le scuole. Le abbiamo riunite in un processo di crescita di un anno e abbiamo cominciato a studiare le persone prima, durante e alla fine di questo percorso di crescita. E abbiamo rilevato un interessante risultato. Queste tecniche funzionano in modo profondo, portano realmente verso un livello di evoluzione personale. Questa ricerca testimonia non solo quindi la validità delle singole tecniche, ma l'effetto globale che tutte le tecniche insieme, utilizzate in modo intelligente e globale, possono avere sulle persone. E quindi è un invito a tutti gli operatori olistici, i medici, gli psicologi che in questo momento operano con specifiche tecniche, di riunirsi e di collaborare per sinergizzare le loro attività e dare realmente un potenziale più intenso e più veloce a tutte le persone che vogliono crescere verso una coscienza più globale.
Presso il nostro centro di salute mentale stiamo sperimentando un approccio integrato, per cui accanto ai classici tipi di intervento, quelli fondati sui farmaci, sulle visite ambulatoriali, sui trattamenti sanitari classici, abbiamo utilizzato altri trattamenti integrativi, in particolar modo trattamenti a mediazione artistica, teatro, musica, danza, trattamenti di tipo transpersonale basati su autosservazione, introspezione, meditazione. Abbiamo utilizzato trattamenti di tipo psicocorporeo. All'interno di questa visione integrata dei trattamenti e della salute abbiamo fatto una serie di rilevazioni e abbiamo visto che il trattamento integrato è estremamente più efficace del semplice trattamento classico di tipo sanitario farmacologico. C'è un movimento del comportamento suggerito, ispirato dal nuovo paradigma. Questi sono i membri della nuova cultura, creativi culturali. Cambia la coscienza, cambia nella direzione giusta, in direzione olistica. In questa evoluzione culturale a cui stiamo assistendo negli ultimi 40-50 anni, un posto molto importante è rappresentato da quelli che il sociologo americano Paul Ray ha chiamato i creativi culturali. Dal 1986 sto facendo una ricerca su quelle persone che io chiamo creativi culturali e ho potuto notare un cambiamento in tutto il processo che dà origine a un nuovo tipo di cultura nel mondo occidentale. Chi sono i creativi culturali? Sono persone che vogliono costruire una nuova cultura, creare una nuova cultura, che non si accontentano di ereditare la vecchia cultura del passato e che in qualche modo propongono nuovi valori, nuovi stili di vita. Questi modelli sono modelli olistici, sono modelli che vedono alla pianeta Terra come a un tutt'uno, come a un organismo vivente, quello che James Lovelock chiamava Gaia, un organismo vivente in qualche misura cosciente. Vedono l'essere umano come un centro di coscienza finalizzato all'evoluzione di sé e della specie, e in qualche modo portatore di responsabilità nei confronti di se stesso e di tutta la natura. Questi creativi culturali sono molto attenti quindi ai valori ecologici, sono molto attenti ai valori della pace, ai valori delle relazioni, ai valori della crescita personale. Le ricerche hanno dimostrato che serve una rivoluzione, ma non una rivoluzione violenta. Sappiamo di rivoluzioni, alle rivoluzioni molto spesso sono seguite delle controrivoluzioni, delle sostituzioni di elite con altre elite, padroni con altri padroni. L'unica vera rivoluzione credibile è la rivoluzione sociale che nasce dal basso, cioè la rivoluzione culturale che richiede del tempo, si può realizzare però solo tutti insieme, con l'impegno di tutti per cambiare proprio i valori di base di questa della società. È arrivato il momento di mettere al primo posto le persone, di sostenere le persone, non la produzione, il prodotto interno lordo, la finanza, lo spread o il profitto di pochi, le persone, la maggior parte delle persone. E a prescindere dal discorso politico, dal discorso individuale, ognuno nel proprio piccolo, nella propria quotidianità, nella propria famiglia, modificando proprio uno stile di vita basato su altri valori, altre priorità. Che ne pensate voi?